Nell'aula di Via Verdi si è riunito questa mattina il Consiglio Comunale. Tra i temi all'ordine del giorno la caratterizzazione degli arenili nella zona di Napoli Est. Abbiamo riavviato dopo molti anni tutto il tema delle bonifiche, dove purtroppo un grande finanziamento che ha avuto il Comune mai utilizzato è stato perduto. È stato dopo una lunga discussione col governo Draghi, siamo riusciti a recuperare delle somme importanti che però sono di gran lunga inferiori al finanziamento originario. Ci siamo concentrati sugli arenili di Napoli Est e San Giovanni, ma però abbiamo fiducia di riuscire anche a recuperare le altre risorse, a patto ovviamente di rafforzare la nostra capacità sia di progettazione che di spesa per quanto riguarda le bonifiche. All'approvazione dell'Aula anche il regolamento che disciplina gli interventi di mecenatismo al fine di semplificare il tema delle donazioni. C'è stato un intervento su San Giacomo, per esempio di alcuni restauri su San Giacomo, poi abbiamo avuto contatti con altri che vogliono intervenire o sulle fontane storiche per esempio della città. Abbiamo sempre più associazioni, imprenditori che vogliono fare delle donazioni al comune per intervenire su dei beni del comune, quindi restauri, riparazioni, interventi di arredo urbano. E ovviamente c'è un tema di tempi, perché chiaramente chi vuole fare una donazione non vuole aspettare anni poi per poter dare queste risorse, quindi è stato fatto un regolamento che rende più moderna le procedure, quindi li rende anche più semplici. A margine della seduta il sindaco Gaetano Manfredi si è soffermato anche sull'incontro previsto per domani al Viminale con i sindaci di Roma e Milano Roberto Gualtieri e Giuseppe Sala per fare il punto sui temi comuni della movida e del controllo del territorio. Per avere degli strumenti migliori di regolazione e di controllo anche dell'apertura dei locali, cioè di evitare che le zone vengano saturate in maniera eccessiva. Sui temi che sono legati ovviamente forze dell'ordine, servizi, pattugliamenti notturni, rafforzare gli strumenti legati alla videosorveglianza.